Dimmi, ciao. Volevo chiederti una cosa. Navigando su internet ho scoperto un sito un po' diverso dal solito, che parlava di Carlos Castaneda, e praticamente sarebbero dei fuoriusciti del suo gruppo che narravano anche in modo documentato cosa faceva veramente Castaneda, no? E pare che avesse, insomma, stuprava le allieve del gruppo. E poi guarda, ci sono anche, se tu vai su internet, c'è anche un sito per sputtanarmi fatto dai cattolici, eh? Ah sì? Sì. No, beh, ma comunque io sono sempre stato... Sono anche stati denunciati, ma d'altronde la giustizia ci mette sempre dei tempi. Sì, no, perché sono sempre stato, appunto, mi è sempre piaciuto Castaneda e sono rimasto male perché, insomma, questi tizi, è anche molto documentato, tra l'altro hanno riportato delle dichiarazioni degli indiani d'America che affermano che, insomma, questo Castaneda non ha mai avuto niente a che fare con loro. E vuoi sapere la tua opinione? Castaneda non ha mai detto di avere a che fare con loro, eh? Sì. Quindi secondo te rimane un valido stregone? Castaneda rimane uno dei miei migliori maestri. Sì. Lui sta in America e io sto in Italia. Ciò che mi ha dato Castaneda io l'ho preso dai suoi libri. Sì. E analizzando i suoi libri e chiaramente l'ho trasformato nella mia attività. Se Castaneda ha fatto qualcosa che non doveva fare, sarà inquisito per quello che ha fatto. Certo. Però già mentre ero in vita, ti ricordo che in America stavano già sputanando dopo l'Isola del Tonal, dopo il quarto libro. Sì. Per cui già c'era un'organizzazione per sputanarlo. In pratica comunque su questo sito lo paragonano un po' ai cristiani, in un certo qual modo. Il sito, mi pare forse lo conosci, si chiama Sustain, no. Comunque è di un certo Jeremy Donovan. Guarda, io ti parlo per radio. Mi senti per radio? Sì, sì. Perché sono costretto ad abbassare il telefono perché altrimenti va in fischio. Comunque, io non so chi sia questo né come abbia conosciuto Castaneda. Anche perché sembra che Castaneda sia. Oh, ascolta. Pronto? Sì, sì. Voglio dirti un'ultima cosa. E poi metto sul telefono così puoi rispondermi meglio. Volevo chiederti, siccome c'è anche un sito. Su di te, ma io non so se è vostro oppure dei critici, perché mi sembra un po' comico quello dei Simeoniti. Esatto, quello è un sito che hanno fatto per sputtanarmi. Aspetta, allora adesso ti faccio l'ultima domanda, poi metto giù. Sì? Perché sembrava quasi che fosse fatto da voi in modo così per scherzare. No, magari quello, ecco, quello, mi spieghi quello, meglio. Sì, metto sì, giù, ciao. Farà, ciao. E quello è un sito fatto dalle organizzazioni criminali cattoliche che serve per sputtanarci. Tutto là. È stato denunciato dalla polizia, stiamo aspettando l'ordine del pubblico ministero e naturalmente le cose andranno avanti. Però fa parte di tutte le tecniche cattoliche di sputtanare le persone, non c'è problema. Sì, beh, sul discorso di Castaneda poi c'è molte polemiche addirittura anche sul discorso della sua esistenza, cioè nel senso, ma questo è secondario, nel senso che se ha fatto qualcosa... Il problema è questo: se Castaneda avesse fatto qualcosa avrebbe arrestato immediatamente. Sì, anche americani. Negli ultimi 4-5 anni andava in giro per America a fare conferenze. E pensiamo che lo stesso a Bill Clinton, per molto meno. Sì, perciò... anche perché non è che avesse nessun tipo di protezione, sì. Nessun tipo di cosa. Per cui se avesse fatto qualcosa avrebbe arrestato immediatamente. In realtà Castaneda non ha fatto niente di tutto questo. Il vero problema è che Castaneda rompe le palle, cioè è assolutamente inattaccabile da ogni punto di vista, come era inattaccabile in vita. Se, ripeto, avesse fatto qualcosa, lo avrebbero arrestato subito, non c'è problema. Cioè, non è come Wojtyla che bisogna andare a indagare perché c'è tutta una rete di protezione. Lui era una persona sola che faceva quel tipo di cose e veniva anche sputtanato, cioè in realtà in America si è alzato proprio il silenzio proprio ad opera dei cristiani con i suoi scritti perché non si sapesse cosa lui diceva. Per cui se i cattolici vengono a fare siti di sputtanamento a me, che tutto sommato conto niente, figuratevi quanti ne possono fare nei suoi confronti, anche perché dopo alla fin fine, quando Castaneda è morto, si può dire qualunque cosa. Esatto. Cioè gli allievi di Castaneda saltano fuori da tutte le parti. Io sì, ho fatto questo, io sì, l'ho conosciuto, un porco, oppure no, questo, cioè maestri, profeti, roba del genere, arrivano fuori da tutte le parti. Ma soprattutto quando non è proprio essere testimone diretto della cosa, insomma. È morto,
quelli sono i suoi libri e quella è la sua testimonianza. Dopodiché dei suoi atti personali abbastanza irrilevante, perché so che c'è una causa in corso fra una delle mogli e la fondazione per contendersi i libri, però sono affari loro. E poi i diritti d'autore che vada gestito. Tutto il resto non esiste altro. Cioè, permetto che io non si può inventare tutto quello che si vuole. Premesso che io di Castagna non ho letto niente, di conseguenza non sono forse la persona più indicata per parlarne, però di personaggi che vengono qualificati moralmente dopo la loro morte la storia è piena, cioè nel senso che una volta che queste persone sono morte, di fronte alla capacità di riuscire a fare una minima critica al loro pensiero, alla loro teoria, alla loro capacità intellettiva, l'unica cosa che, siccome si è abituati a ragionare in termini moralistici cristiani, si va a buttarla sulla morale. Per noi torniamo a ripetere che esiste sempre una cosa che è fondamentale tra l'esistenza quotidiana e individuale delle persone e la loro capacità di formulazione. Di conseguenza, se una persona ha commesso privatamente o dei comportamenti scorretti, mi sembra strano che Castaneda, appunto essendo soltanto un ricercatore secondario, non lo avessero frequentato. Tutto sommato, io voglio ricordare che l'unica cosa che potrebbero avere che si può imputare a Castaneda è quello di essersi mezzo intossicato di peyote o di altre cose. Comunque, voglio ricordare che negli Stati Uniti, verso chi pratica studi su cose che sono esoteriche o poco conosciute o fuori dell'ambito cristiano, esiste sempre un qualcosa che gli va contro, perché voglio ricordare un grande studioso come Cugliano, che è stato ucciso in università, gli hanno sparato la testa e dopo anni che è morto non si sa chi sia stato a commettere l'omicidio. Ricordiamo che Cugliano è stato un grande studioso e ha avuto come insegnante Mseliede, che era un autore che aveva idee chiare anche su cos'era il paganesimo contemporaneo. Benissimo, lui si occupava di Eros e magia nel Rinascimento italiano. Logicamente, essere qualcuno che sia capace, che non sia legato al carrozzone monoteista da fastidio, questo era molto giovane, promettente, e qualcuno ha pensato bene di andargli a sparare in un bagno dell'università. E nonostante l'efficienza decantata del sistema giudiziario americano, non si è arrivato a scoprire niente, quando al contrario per un Bill Clinton è stato fatto Maria Monti. E ricordiamoci sempre che se io non voglio essere l'avvocato difensore appunto di Castaneda, che se fosse esistita la minima prova, il minimo sospetto in vita su Castaneda, con le leggi che esistono negli Stati Uniti non sarebbe uscito bene. Ricordiamo che, tanto per dire, grandi cantanti come Michael Jackson cosa ha dovuto subire di indagini, perché accusato, perché voci correvano. Anche affermato lui comunque. Sì, comunque, cioè, comunque rispetto a questo, pur essendo un personaggio pubblico, pur essendo avendo mezzi potenti, di fronte ad affermazioni e comportamenti, nessuno si è creato il ritegno di andare a indagare su di lui. Il punto è che viene fuori adesso, no? Sì. Perché Castaneda, tutto sommato, ha fatto il suo, cioè non ha mai avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del sistema sociale americano, no? Cioè non ha mai lanciato dei jacuzzi rispetto agli americani, anzi lui aveva un'impostazione cristiana della faccenda, ed è quello che in realtà lo ha fregato alla fin fine, cioè molti passi che lui avrebbe potuto fare in stregoneria non li ha fatti proprio per l'impostazione cristiana che aveva. E il vero problema grosso è che Castaneda non era toccabile mentre era in vita, cioè nessuno poteva accusare niente, perché effettivamente niente aveva fatto, e spesso addirittura non si sa nemmeno chi siano i suoi adepti. Cioè in realtà lui prima di morire ha presentato solo tre persone, dice: queste tre persone sono le mie eredi, no? Però non ne ha presentato altre, cioè ha detto tutto è stato sciolto, cioè tutto non esiste, per cui chiunque può dire io sono la Gorda, io sono Josephine, io sono Rosa, però in realtà nessuno sa esattamente chi sia Rosa, chi sia Josephine, chi sia Gorda, nessuno questo lo può sapere. Per cui potrebbero venire fuori 50.000 Gorde, 50.000 Josephine, 50.000 Pablo, adesso non mi ricordo più tutti i nomi perché ormai è passato tanto tempo, potrebbero dire tutti quanti io sono Tizio, però in realtà non si sa niente, cioè sarebbe già un sintomo di truffa,
capisci? Già sarebbe anche questo. Per cui Castaneda ha dichiarato solo queste tre persone sue eredi, tutto il resto non esiste, ed è anche giusto che non esista, perché lavorava molto in mondi a percezione, per cui i suoi eredi sono in mezzo al mondo, per cui... Sì, ma comunque c'è sempre da sospettare quando qualcuno viene attaccato, quando non è un personaggio pubblico ma è un personaggio che tutto sommato fa delle ricerche anche se non condividibili o perché non piacciono. Io per esempio non l'ho letto, però quando qualcuno mi viene a parlare a posteriori dopo la sua morte e questo è stato chissà che, mi permetto sempre di dubitare, cioè, perché sai, se un padre pio che in vita ne ha fatti di tutti i colori, che ha fatto affermazioni gravi, ci sono sempre migliaia di persone pronte a coprire qualsiasi cosa, e basta pensare che se vi andate a leggere il Beato Impostore sono tutte cose che non possono essere smentite, pure si farà cortina fumogena per proteggerlo. Esatto. Perché? Perché logicamente è un buon cane da guardia e porta pecore al gregge. Diciamo ancora quel sito di sputtanamento che è stato fatto nei nostri confronti. Allora, quel sito non è solo diffamazione, ma si chiama diffamazione aggravata. Quando è che c'è il reato di diffamazione aggravata? Diventa un reato di diffamazione aggravata quando alla persona che viene diffamata si imputa un fatto specifico. Se voi andate a leggere quel sito, chi è Claudio Simeoni, si afferma che io ho partecipato al sequestro Dozier. In realtà questo è falso, perché io non ho mai partecipato a nessun reato di sangue, anche perché i reati cui io partecipavo quando ero vicino a quella che era la lotta armata degli anni 70 erano quasi tutte azioni contro gli infortuni sui posti di lavoro. E anche se io ho conosciuto alcune di quelle persone, è stato dimostrato che io con loro non ho mai avuto niente a che vedere. Quel sito in realtà ha uno scopo preciso, ha uno scopo di diffamare. Oltretutto quel sito, in maniera più vigliacca e più sporca, fa anche i nomi sia di mia moglie che di mia figlia. E questo è opera chiaramente di cattolici, i quali hanno uno scopo, quello di diffamare la costruzione religiosa che stiamo facendo. Siccome i cattolici sanno che non sono in grado di affrontare in nessun modo quello che noi diciamo, sanno che quello che noi diciamo è corretto ed è perfetto all'interno del nostro sistema giuridico, del nostro sistema costituzionale, ricorrono alla diffamazione. E ricordatevi che non è soltanto chi ha fatto quel sito che io ritengo responsabile, ma ritengo responsabile ogni singolo cattolico, ogni prete, ogni vescovo e ogni suora. È chiaro questo? Cioè quel fenomeno che viene fatto, che viene manifestata come azione, è il risultato dell'attività diffamatoria di un insieme religioso di cui Wojtyla è il primo responsabile. Dopodiché sta alla Polizia di Stato accertare le responsabilità, perché non c'è solo quello, ce ne sono molti altri che sono avvenuti nelle liste e che abbiamo denunciato alla Polizia di Stato. Ebbene, sta alla Polizia di Stato precisare quali sono le singole responsabilità e procedere per conseguenze, procedere per legge, procedere per tutto. Non sta a me farlo, a me mi interessava fare denuncia, denuncia querela della cosa e delle cose che ho presentato documentandole e che la Polizia di Stato ha già detto sappiamo ormai tutto, cioè chi l'ha fatto, chi ha agito, ha detto sappiamo tutto, adesso dobbiamo solo aspettare il pubblico ministero. Per cui non c'è assolutamente problema, è la diffamazione è una cosa che chiunque pratica la legione subisce. Perché? Perché esistono criminali come l'Aris, il Cris, il CIRS, cioè tutta questa gentaglia che dal momento che sanno che stuprano bambini, cioè che la loro azione è quella di stuprare bambini, accusano gli altri di fare quello che loro fanno in realtà. E questo è veramente una vergogna. E poi sia ridicolo, sì, è effettivamente ridicolo e diffamante gratuitamente quel sito. Tanto per essere chiari. Sì, anche perché le parole chiave inserite sono totalmente false, cioè perché ricordate che appunto hanno lavorato proprio involutamente anche nell'abbinare termini come violenza, che il paganesimo italiano non ha mai avuto problemi di violenza, insomma. Sì, no, è diffamazione. Sì, sì, basta, di solo diffamazione, insomma, ma d'altronde la diffamazione è una delle caratteristiche base delle menzogne, le calunnie, le falsità. Non abbiamo mai parlato della questione, anche se, ripeto, la denuncia è stata fatta ai primi di dicembre, non abbiamo mai parlato proprio per aspettare che la Polizia di Stato, risalisse agli autori di quelle cose. E in realtà la Polizia di Stato è già risalita, almeno a me ha dichiarato sappiamo ormai tutto di chi ha fatto questo e stiamo adesso procedendo. Sì, infatti non i modi di procedere chiaramente non sono miei, sono quelli della magistratura, non sono i tempi di internet purtroppo, però siamo pazienti, insomma, non è che per questo ci arrendiamo.
Sì, e logicamente quando poi il magistrato farà le sue avvisi di garanzia potremo anche avere dei nomi di persone concrete che hanno fatto da facchini per la Chiesa Cattolica nel creare calunnie. I nomi che sono stati fatti alla polizia sono nomi orientativi, cioè servivano per orientare le indagini, però è chiaramente è stato lasciato tutto alle indagini istruire, esatto, sì, le specifiche responsabilità. Pertanto, forse qualche personaggio che verrà fuori risulterà molto legato alla Chiesa Cattolica, sarà una bella sorpresa per tutti. Sì, non ci sono dubbi. Cioè, noi non abbiamo dubbi che siano legati direttamente alla struttura della Chiesa Cattolica, non abbiamo assolutamente dubbi di questo e conosciamo anche i trucchi che vengono fatti, però aspettiamo che la polizia faccia il suo lavoro. Esatto. Non c'è problema. Denuncia è stata presentata, se vi interessa, il giorno 3 dicembre. Sono tornato a casa dalla polizia, ho aperto internet e mi sono trovato un gruppo di Yahoo di sputtanamento fatto il giorno 3 dicembre. Sono tornato dalla polizia il giorno, adesso mi ricordo esattamente, mi sembra il 15 dicembre, e ho denunciato anche quello e ho portato tutta una serie di altre cosette. Pertanto, fate un po' voi. Cioè, purtroppo queste cose avvengono, cioè non è che ti arrivano semplicemente gli insulti per telefono qua, cercano anche effettivamente di colpire in maniera squallida, perché sono cattolici, cioè come vanno a stuprare i bambini così devono stuprare ogni cosa che nasce sul territorio per impedirgli che si sviluppi. Pertanto siamo in attesa tranquillamente di questo e sappiamo anche aspettare, visto che il radioascoltatore è venuto fuori anche con questo, torno a ripetere, è dal fine marzo che la polizia sa tutto, per cui non c'è assolutamente nessun... Comunque gli ascoltatori che hanno internet, se vogliono seguire lo sviluppo di queste cose, hanno i nostri gruppi di discussione, certo, su internet, si possono iscrivere, partecipare e collaborare e possono anche seguire gli sviluppi di questa faccenda. Sì, sì, no, noi appunto non ne abbiamo parlato perché di solito ci siamo sempre incazzati. Quando vediamo delle cose che non vanno bene ci arrabbiamo e facciamo delle controcose. Ma davanti a una diffamazione così pesante, cioè così volutamente distruttiva delle persone, cioè non esiste neanche possibilità di dire niente. Esatto. Cioè è talmente sporca, talmente squallida, talmente infame, che non si può assolutamente dire niente. Per cui non valeva neanche la pena discuterne della faccenda. L'unica cosa che si può fare è discutere davanti a un magistrato. Infatti è stata presentata la denuncia, torno a ripetere, due denunce veramente. E la terza e la quarta, perché dopo sono successe degli altri fatti, verranno integrate successivamente, perché non si pensino questi personaggi quella volta e basta. Abbiamo raccolto ancora materiale e naturalmente saranno tutti integrati con quello che hanno detto e con quello che hanno sputtanato in giro. Per cui, come sapete, quando si fa qualcosa che sia importante per la vita degli uomini, gli sciacalli cattolici si buttano sopra come dei sciacalli, come degli avvoltoi. Non abbiamo problemi, lo sappiamo, sì. Francesco. La storia dell'Inquisizione dimostra che persone hanno avuto situazioni peggio delle nostre, cioè sì, che tutto sommato noi ci possiamo soltanto dire che ci hanno calunniato persone, milioni di persone nella storia degli ultimi 1700 anni hanno subito ben peggio, insomma. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19 e parleremo sulle ore 19 sul concetto del crogiolo dello stregone e niente, prenderò spunto da Intelligenti si diventa, patrimonio genetico conta poco, i neuroni e le sinapsi possono migliorare e il bambino può sviluppare normalmente il suo cervello imparando la parola di uno dei più grandi pedagogisti viventi. Questo è un articolo che appare sull'Espresso, vediamo se riesco a trovare anche la data. L'Espresso dell'8 maggio, per cui 8 maggio vuol dire che è Espresso in corso, praticamente oggi è 8 maggio, no? Ma c'è 8 maggio oggi? Sì. Oggi è 8 maggio, per cui di questa settimana, e naturalmente parliamo di questo perché si sta scoprendo che l'uomo è il prodotto della sua attività. Ciao a tutti, ciao. A risentirci, stiamo giovedì. A stasera e a giovedì prossimo. Ciao.